Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi pure di sabato. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, quindi mettetevi comodi, respirate profondamente e datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con un angolo della poracciata bello nutrito. Si inizia come al solito dall'Epic Game Store, che mette a disposizione Empyrion, Galactic Survival e Outliver Tribulation, due nomi che sono tutto un programma. Potranno essere riscattati fino al 17 e poi saranno sostituiti da Invincible Presents, Atom Eve e Cardboard Kings. Chi è? Vi ricordo che da ieri tutti i membri dell'NSO più pacchetto aggiuntivo possono scaricare i due giochi GBA di F-Zero. In particolare vi consiglio di provare Climax o Climax, titolo del 2004 che fino ad ora era rimasto esclusiva del mercato giapponese. Le copie fisiche oggi sono una mazzettata sui denti, quindi meglio giocarlo gratis. Mese bello importante pure per il PlayStation Plus Extra e Premium. Le star del catalogo Extra sono sicuramente Dead Island 2, Monkey Island e Two Point Campus se vi intrigano i gestionali, ma Sony ha deciso di prendere sul serio la vicinanza ad Halloween proponendo due capolavori tra i classici del premium, Dino Crisis e Forbidden Siren. Quest'ultimo poi in effetti è perfetto per un periodo storico dove non si fa altro che parlare di Silent Hill 2. Mentre il catalogo Game Pass nella seconda metà del mese sarà tutto concentrato sull'uscita al day one di Call of Duty Black Ops 6, gli abbonati al servizio di Microsoft possono godersi delle discrete bombette. Io vi consiglio assolutamente di provare Sifu, adrenalinico quanto impegnativo, e Inscription, uno dei titoli più folli e atmosferici che abbia giocato negli ultimi anni. Spettacolare! Anche Amazon è scatenata ad ottobre e gli utenti Prime, grazie a Prime Gaming, potranno riscattare la bellezza di 27 titoli ospitati su diversi launcher PC. 12 di questi sono già disponibili e comprendono delle mine totali come Bioshock Remastered e Doom Eternal, ma tenete d'occhio questa promozione perché nella lista completa si annidano un bel po' di chicche. Si conclude l'avventura di Masahiro Sakurai in qualità di content creator e questa settimana è stato pubblicato l'ultimo video della serie Grab Bag, dedicato alla figura di Satoru Iwata. È un video molto toccante che vi consiglio di recuperare se siete appassionati della storia di Nintendo e se la figura dell'ex presidente vi ha sempre affascinato. Io a tratti mi sono anche commosso, giuro. Comunque il 15 sarà il turno del video finale, che sarà un episodio molto speciale. Ma non è che alla fine Switch 2 ce l'annuncia direttamente Sakurai? Nello scorso video abbiamo commentato gli ottimi voti riscossi da Metaphor Re Fantastic, ma ora abbiamo anche i primi dati di vendita. In un comunicato stampa, Sega ha reso noto che l'ultima fatica di Atlus ha venduto 1 milione di copie in un solo giorno. Questi dati si riferiscono al mercato globale e tengono conto di tutte le versioni, sia fisiche che digitali, disponibili su PC, PS5 e Xbox. Si tratta comunque di un risultato molto positivo che infrange anche i precedenti record detenuti dalla serie di Persona, uno dei brand più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda il settore dei JRPG. Complimenti ad Atlus per aver tirato fuori l'ennesimo giocone. Io ho capito che sto resupplizio me lo devo giocare. Intanto scarico la demo, va! E per la serie, annunci a caso di cui non sono sicuro se ne sentisse il bisogno, però quasi quasi, dai, perché no? È stata annunciata la collection delle remastered di Tomb Raider 4, 5 e 6. Su questa raccolta ho qualche dubbio. Da una parte abbiamo le remaster della trilogia originale che sono state riproposte egregiamente e che sono riusciti a mettere d'accordo un po' tutti. Dall'altra però è innegabile che i successivi tre episodi fossero molto meno affascinanti dei primi tre giochi. Angel of Darkness in particolare era proprio bruttarello e segnò un po' il punto di non ritorno per il brand. Il prezzo rimane comunque budget a 29,99 e l'uscita è prevista per il 14 febbraio. Che ne dite? Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito, per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti.
Ma bene, passiamo alla notizia più importante. L'utenza Switch è impazzita cercando di capire cosa si nasconde dietro il playtest program annunciato di recente sui social. Ora, cercheremo di unire tutte le informazioni che abbiamo a riguardo, però intanto vi devo raccontare come sono andate le iscrizioni a questo test pensato per collaudare una nuova funzione per Nintendo Switch Online. Le iscrizioni si sono aperte alle 17 del 10 ottobre e richiedevano come prerequisito l'avere un'iscrizione attiva al Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo. Evidentemente Nintendo ha un po' sottovalutato l'entusiasmo intorno a questa iniziativa, perché nel programma c'era scritto che sarebbe stato possibile inviare la domanda di partecipazione fino al 15, ma in realtà il form è stato chiuso un paio di minuti dopo l'apertura, tanto che già alle 17.08 Nintendo faceva sapere che i posti erano esauriti. Io sono riuscito a essere accettato e a quanto pare dal 21 sarà possibile scaricare un software necessario per questo test, mentre la prova vera e propria avrà luogo dal 24 al 6 novembre. Che io sappia, queste sono tutte le informazioni condivise con noi italiani, ma gli americani hanno ricevuto istruzioni molto più precise a riguardo, o forse semplicemente andavo così di fretta che non ho letto i termini e le condizioni di partecipazione. Comunque, il software peserà circa 2,2 GB e non potrà essere passato tra diversi account. Nintendo consiglierebbe di utilizzare la modalità TV di Switch e la connessione internet via cavo. Poi, proprio come è accaduto con il playtest di Switch Sports, viene richiesto gentilmente di non diffondere pubblicamente informazioni su questa prova. Ma insomma, mi pare una roba veramente assurda. Siamo nel 2024 e sappiamo benissimo come funzionano i social. State sicuri che pure se non siete riusciti a partecipare, verrete a conoscenza del contenuto di questo test segretissimo in un men che non si dica. Ora però, tolto tutto sto preambolo, di cosa si tratta? La cosa più logica da pensare è che si tratti di una funzionalità che verrà poi trasferita su Switch 2 e che queste siano un po' delle prove generali per testarne il funzionamento in vista del passaggio generazionale. Prima di leggere le specifiche apparse sul portale americano, avrei scommesso potesse trattarsi di qualcosa come ad esempio la chat vocale per i giochi online oppure, mio personalissimo sogno bagnato, l'inclusione di un sistema di trofei o obiettivi in grado di abbracciare retroattivamente anche i titoli già pubblicati. Però quella richiesta di giocare in modalità docked con la connessione cablata mi fa pensare che effettivamente possa trattarsi di un test pensato per un qualche tipo di funzionalità legata al cloud. Ma fate attenzione perché qui le cose iniziano a farsi interessanti. Tra le teorie più convincenti che ho letto ce ne sono due. Da una parte, streaming e cloud potrebbero essere feature pensate per implementare in modo più semplice la retrocompatibilità tra Switch e il suo successore. Dall'altra parte però si apre l'ipotesi del catalogo retro. Infatti, un po' come accade per l'emulazione PS3 su PlayStation Plus, Nintendo potrebbe decidere di portare il catalogo GameCube e Wii tramite cloud e non emulazione diretta come accade per gli altri sistemi retro. Il motivo dietro all'opzione cloud non sarebbe tanto quello di una difficoltà di emulazione di sistemi del genere su Switch, quanto piuttosto la volontà di non appesantire troppo il peso di queste app. La politica di Nintendo è quella di tenere il sistema quanto più snello possibile, sia in termini di sistema operativo che di pesantezza delle app. Se ogni gioco GameCube e Wii costringesse gli utenti a download da minimo 1 GB di dati, ci si metterebbe veramente un attimo a riempire le già limitate possibilità di archiviazione di Nintendo Switch. Visto che stiamo parlando di un servizio in abbonamento e non di acquisti diretti, a me l'idea di inserire cataloghi in cloud non dispiace affatto. Però sappiamo benissimo che il cloud gaming è una tecnologia un po' acerba ovunque e in particolare Nintendo è anni indietro rispetto alla concorrenza quando si tratta della gestione di infrastrutture online. Quindi, per quanto potenzialmente un playtest del genere potrebbe essere un passo nella giusta direzione, sono molto scettico nei confronti di Nintendo se si ipotizza di mettere in piedi un servizio di game streaming. Però dai, sono curioso di sapere la vostra. Per voi cosa si cela dietro questo playtest? Sareste interessati nell'opzione cloud gaming per titoli GameCube e Wii? E questo però c'è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma probabilmente prima di quanto immaginate. Nel frattempo comunque, fate i bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Play, Michele Test, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!